Siamo a Roma con Arturo Stalteri per farci raccontare la genesi di questo nuovo progetto dedicato alla musica di Franco Battiato. Come nasce questo nuovo disco? Ma soprattutto quando nasce, perché io ho il pensiero di fare un disco dedicato a Battiato che ho incontrato per la prima volta nel 99, ai tempi di Fleur. E, beh, il pensiero appunto risale almeno al 2006, quindi erano 8 anni che ci pensavo. Ne avevo già parlato, io chiaramente lo seguo dai tempi della sua musica più sperimentale, quindi dai primi dischi, da Fetus, Pollution, capolavori secondo me assoluti. Solo che volevo che lui mi desse non solo un imprimatur che ho avuto subito, ma anche qualcosa di particolare, cioè un pezzo particolare, una nuova edizione di un pezzo, una partitura. Lui mi diceva sempre: sì, adesso appena a tempo ti scrivo un pezzo, ti scrivo un pezzo. Sono passati 8 anni. Dopo 8 anni, finalmente, un anno fa, anzi 7 anni, quando nel 2013 mi ha dato la nuova partitura dell'Egitto prima delle sabbie, uno dei suoi pezzi più ostici, più radicali. Però lui è molto legato a questo pezzo perché vinse nel 78 il premio Stockhausen, che era per lui un mito che aveva incontrato, col quale aveva studiato. E lo voleva diverso rispetto alla genesi, diciamo, del pezzo originale, senza che sto, insomma, senza stare a raccontare com'è. Quindi a questo punto finalmente è arrivata questa partitura un bel giorno a casa e lì ho cominciato a registrare il disco, che doveva essere un disco dedicato solamente alla musica degli anni 70, quindi prima della svolta, diciamo, nella forma canzone, prima dell'era del cinghiale bianco. Invece poi mi sono accorto che anche alcune canzoni avevano una trama musicale veramente particolare, che potevano essere rese con uno o più pianoforti, quindi poi è diventato quello che è diventato in sede altere, da un pezzo di un testo, di un suo pezzo, che amo molto, che è La Porta dello Spavento Supremo, che infatti ho inserito in tutte e due le sue parti nel disco. Come mai la scelta di utilizzare pianoforti differenti e qual è stato il tuo lavoro, a livello di arrangiamenti dei brani e a livello musicale compiuto sull'opera di Battiato? La scelta dei pianoforti è stata, la scelta era partita per un pianoforte e un violoncello, che va attraverso poi il tempo, ovviamente le cose poi a mano che lavori cambiano, perché mi piaceva far vedere l'immagine classica di Battiato, a cui lui poi è molto, a cui lui tiene molto. Mi sono accorto che un pianoforte non era sufficiente, a quel punto ce ne volevano altri, però dovevano essere i pianoforti un po' trattati, infatti ho lavorato moltissimo sulla timbrica del pianoforte. Ci sono due pianoforti di base, appunto un Fazioli e uno Yamaha, che sono usati in maniera, diciamo, tradizionale. Poi gli stessi pianoforti incisi con altre parti li ho trasformati rallentandoli, rovesciandoli attraverso un riverbero, attraverso il suono, insomma una cura del suono che in questo caso devo citare anche Pino Zingarelli, che è la persona che ha mixato il disco, che ha fatto molto in questo senso. E quindi mi sono accorto che questa sorta di pasta sonora alla fine diventava un po' la caratteristica del disco. L'altra cosa che devo dire, che devo assolutamente dire, che lui ha seguito i pezzi man mano che li facevo, nel senso che io finivo un pezzo, facevo un MP3, glielo mandavo per posta elettronica e lui puntualmente il giorno dopo mi dava i suoi consigli, le sue considerazioni, i suoi suggerimenti. Non ha mai detto fai così, ma ha sempre detto io farei così, che è una cosa molto carina. Io ovviamente poi ho seguito le sue indicazioni. Era un rischio perché sono pezzi che molti conoscono anche per le parole, per la sua voce, però insomma nella vita, come si dice, bisogna usare, Come si inserisce questo disco all'interno della tua discografia, della tua produzione discografica? no? Ma secondo me si inserisce bene. Prima di tutto perché io vengo comunque, anche se vengo dal progressive, vengo dalla musica classica, per cui ho sempre interpretato. Poi perché in effetti io già ho fatto in passato degli omaggi a altri musicisti. Ho fatto un disco dedicato a Philip Glass, uno a Brianino. Nei miei due Flowers ci sono molti pezzi anche di altri autori, c'è Sakamoto, ci sono i Sigur Rós, per cui tutto sommato, ecco, fa parte di queste mie rivisitazioni, questi miei omaggi a dei personaggi che secondo me credo rimarranno nella storia, cioè saranno un domani musica classica, come credo ad esempio che i Sigur Rós, i Radiohead, i Rolling Stones ovviamente diventeranno comunque la musica classica del domani, attraverso un altro modo ovviamente di lettura rispetto a quello in cui riusciamo a leggere noi oggi, che siamo praticamente contemporanei. Stalteri è soprattutto un compositore, oltre ad essere un ottimo reinterpretatore e rilettore di composizioni altrui. Che cosa bolle nella tua pentola per il prossimo futuro? Beh, io ho già, ovviamente, io essendo una persona che pensa sempre che il tempo stringe, che non sappiamo quanto tempo abbiamo, ho già scritto i miei 20 preludi, i nuovi pezzi. Questa volta è un disco un po' come,
E diciamo che è il seguito dei miei notturni, di Child of the Moon, che è un disco del 2007 in cui scrissi una decina di preludi, di notturni, anzi scusa, dedicati appunto alla Luna. E questa volta invece, pensando a Debussy e ai suoi preludi, che hanno tutti un titolo, ho fatto anche i miei 20 preludi, sempre con il dovuto rispetto verso il maestro. Sono un po' diversi dagli altri pezzi, sono 20 perché sono molto più brevi, ovviamente. Quindi quello che era un po' la mia caratteristica, forse il mio difetto, ma non sono io a doverlo dire, era che quando componevo un pezzo lo elaboravo troppo, cioè era un po' troppo arzigogolato, sviluppavo, modulavo, e questo era un po' un retaggio classico. Invece questi sono molto più immediati, c'è un motivo di base che rimane quello per la durata e, di tutto il pezzo, che sono pezzi che vanno dal minuto e mezzo fino ai 3 minuti, quindi non oltre, e contavo di registrarli entro la fine di questo mese. Ora, se trovo il tempo, veramente riesco a concluderli, però credo che ormai prima del prossimo autunno non riuscirò a pubblicarli. Sempre parlando di composizione, quanto Franco Battiato ti ha influenzato dal punto di vista musicale, compositivo? Guarda, mi ha influenzato talmente tanto, senza che io me ne sia accorto, che quando negli anni 70, quindi quando avevo questo gruppo di progressi che si chiamava Pierrot Lunaire, noi incidemmo due dischi, il secondo si chiamava Gudrun, e a un certo punto una delle critiche più belle, critica, delle recensioni che uscirono, ne parlava molto bene e disse: è un gruppo che si sente anche il Battiato più riconoscibile. Quindi può dire, già negli anni 70, dischi come Fetus, Pollution, come Click, come Sulle corde di Aris, che per me è un altro gioiello, erano entrati un po' nel mio modo di sfruttare il pianoforte, perché lui era abilissimo nella sfruttare le tastiere. Fu il primo a usare il VCS3, pare addirittura prima che venne usato all'estero, perché lui aveva avuto un prototipo, mi aveva raccontato, e lo inserì nel suo primo disco. Quindi insomma, lui era veramente avanti, non era neanche un progresso, lui era già vicino alla musica tedesca, ai concretisti, alla musica tonale, c'erano le ricerche sulla voce, sulle frequenze della radio, insomma, era veramente già da un'altra parte. Sempre restando in tema di influenze sulla tua musica, oltre ai Rolling Stone, che sappiamo essere il tuo gruppo Sì, preferito, quali sono assolutamente. stati gli artisti, gli autori, anche a livello di musica classica, che ti hanno influenzato? Beh, i Rolling Stones sono un amore che poi non rientra nel mio modo di scrivere, perché io non ho niente di rock, credo, nella mia musica. Però dal punto di vista classico sicuramente mi ha influenzato molto la musica di Debussy, che ho sempre amato molto per questa sorta di pulviscolo sonoro, di aver comunque allargato la tonalità. E poi amo moltissimo Chopin, che anche se, ripeto, ecco, invece anche Chopin tutto sommato non è molto nel mio modo di suonare. Per quanto riguarda la musica pop, rimanendo con i pianisti, beh, direi intanto. Io ho sempre avuto una grande ammirazione per Wim Mertens, che ho incontrato anni fa, e che mi piace moltissimo il suo modo di collegare il minimalismo alla musica tardo-romantica. Sicuramente i minimalisti come Glass, Reich, Terry Riley, Keith Jarrett fino agli anni Ottanta, dopodiché penso che possiamo eliminare gli ultimi 30 anni di Jarrett, almeno per quanto riguarda la musica solistica, e non perderemo molto, mentre invece dischi come Colonia, Brema, Losanna, Bregenz, i concerti giapponesi sono fra le cose più belle che sono mai uscite. In campo pop, i miei grandi amori sono negli ultimi tempi quelli del post-rock: Radiohead, Sigur Rós, Mogwai, Godspeed You Black Emperor. Questi gruppi a volte molto romantici, a volte molto, Molto molto estremi. estremi e molto freddi. Però ecco, la musica nordica poi soprattutto mi piace molto. E poi ho avuto una sbandata per la musica celtica negli anni 70, che non ho dimenticato. Personaggi come Steve Earle, come Dannar Brass, come i Clannad mi sono piaciuti sempre molto, quelle voci anche femminili, tipo quelle di Moira Brennan, c'è cercato in qualche modo di ricrearle liricamente col pianoforte. E in questo sono vicino a Chopin, che diceva che dovevi sempre imitare la voce umana, anche con un pianoforte a percussione, uno strumento a percussione come il pianoforte. Come nascono invece le tue composizioni? Qual è il tuo processo creativo? Questo è difficile da dire. Guarda, il processo creativo nasce per caso, nel senso, io ho un piccolo apparecchietto di questi digitali, piccolissimi, molto pratici. Quando non sto studiando, preparando delle cose, diciamo, che sono già state scritte, mi metto lì e spesso mi metto a improvvisare. Improvviso un po' il pianoforte, magari 10-20 minuti, e registro. E trovo sempre 3 o 4 cellule sonore che mi piacciono, le isolo e da quelle poi, diciamo, sviluppo il pezzo. Qualche rara volta mi è capitato addirittura di sognare delle melodie mentre stavo dormendo, e me le sono subito registrate. È successo ad esempio per Child of the Moon, è successo per L'Isoluzione degli Anelli,
proprio sognato questa melodia. Qualcuno che entrava in casa e diceva: "Guarda, ho sentito questo nuovo disco", c'era un motivo. Se riuscivo a svegliarmi in tempo, me lo ricordavo. A volte invece mi svegliavo la mattina e avevo perso, però sapevo di aver sognato qualcosa. Ma però diciamo che ecco, la prassi normale è suonare, improvvisare. Non mi viene il fatto che dico: "Dio, che bella questa melodia, ho avuto un momento, un'illuminazione". Questo Tornando al disco dedicato a Franco Battiato, ovviamente c'è anche la tua mano di compositore, tanto è vero che Franco Battiato ti ha onorato della doppia firma su alcuni brani. quella è stata una cosa. Le ispirazioni su questi brani nascono in modo simile, insomma. Guarda, assolutamente, io non ho fatto altro che prendere le sue armonie, le sue melodie. A volte, ovviamente, sulle sue armonie ho giocato di più, ho lavorato con i miei temi, ma non ho mai pensato di chiedergli di firmarli. È successo che una sera, mentre ero a Parigi, io gli avevo mandato il disco finito, totale, lui l'aveva già sentito, però se glielo ho mandato in modo che lui potesse sentirlo tutto di seguito, con le distanze giuste tra un pezzo e l'altro. Io ero a Parma a provare con un amico un concerto per due pianoforti e mi arriva una telefonata e lui mi disse: "Ho sentito finalmente il disco per intero, devo dirti un paio di cose". E io gli ho detto: "Eccola, c'è qualcosa che non gli è piaciuto. Cioè, volevo dirti che ci sono questi due pezzi, Centro di Gravità Permanente e Meccanica, che secondo me tu l'hai reinventato. Ad esempio, la seconda parte è veramente tua, è molto bella. Quindi ho deciso che li firmiamo insieme". E io ho fatto: "Ma sei sicuro?" E lui si è anche arrabbiato perché lui non vuole essere contraddetto. "Certo, sono sicuro". Anche io mi ricordo che gli ho detto: "Guarda, è come se Keith Richards mi avesse chiesto: firmiamo Satisfaction insieme". Allora lì si è molto divertito. E così è stato, ci siamo visti poco tempo dopo, ho portato i bollettini SIAE e lui, senza neanche chiedermi edizioni o quanto prendeva, ha firmato, ha detto: "dividiamo tutto a metà", che è una cosa bellissima, perché voglio dire, non è facile trovare una persona così disponibile. E infatti abbiamo cambiato leggermente il titolo, ovviamente, perché non potevamo chiamarli allo stesso modo. Quindi uno è diventato The Instrumental, Centro di Gravità Permanente, che lo ha proposto lui, e l'altro Meccanica 2, che ho proposto io, tanto per far capire che i pezzi poi nascono da quella fonte, però poi in effetti nella seconda parte potrebbe essere qualcos'altro. Concludendo, come saranno i concerti di questo progetto dedicato a Battiato? I concerti sono, allora, le rare volte in cui sono in sala in cui c'è solo il pianoforte acustico, c'è solo l'acustica, non c'è un impianto. Ho una mia, diciamo, un riarrangiamento per pianoforte solo, ma in realtà è solo, diciamo, un aspetto del disco. Per il resto invece lo suono con delle basi, ho preparato delle basi con appunto i pianoforti di sottofondo, sui quali poi io suono il pianoforte sopra. Però non c'è un vero e proprio solista e una base, è un po' tutto. Infatti ci tengo molto sempre a dire al tecnico: i livelli devono essere identici, cioè quello che tu senti in sottofondo e quello che io suono si mescolano. E mi sembra che sia l'unica soluzione possibile, se no dovrei chiamare almeno altri 4-5 pianisti e tu capisci che è improponibile anche per problemi pratici e economici. Ti ringraziamo moltissimo e a Grazie, presto. grazie a voi.